Consigliere Colla, lei è il primo firmatario di questa mozione che avete presentato. Chiedete un'esenzione per il bollo anche per i ciclomotori. Ci spiega meglio i contenuti. Sì, diciamo che recentemente è stato avviato un percorso di riduzione della pressione fiscale dalla giunta Maroni che andava a favorire le automobili. Quindi dal 1 gennaio di quest'anno, per chi rottama un vecchio veicolo inquinante, sostituendolo con un veicolo più moderno, quindi con i moderni diesel Euro 6 o i moderni veicoli a benzina, non pagherà più il bollo inizialmente per 3 anni, poi se fra 3 anni ci saremo anche ora noi in regione, quasi sicuramente estenderemo questo provvedimento. E a prosecuzione di questo percorso abbiamo esteso anche questo provvedimento anche per i motocicli, per i cosiddetti cinquantini. E quindi quello che chiediamo prima all'Aula e poi alla Giunta Maroni è l'esenzione della tassa di circolazione per questi veicoli. Sono circa 350.000 veicoli, quindi 350.000 cinquantini che oggi circolano in Regione Lombardia e che portano alla cassa di Regione Lombardia circa 8 milioni di euro. Noi rinunciamo volentieri a questi 8 milioni di euro per andare incontro alla richiesta dei nostri cittadini. Voglio solo ricordare il fatto che, se non sbaglio, non so se qualcuno ha già visto fuori che ci sono già dei tabelloni che riprendono ovviamente il provvedimento che la Giunta ha fatto con la DGR numero, cioè DGR del 20 dicembre 2013 numero 1173, che è quello proprio riguardante il fatto dell'esenzione per chi rottama un veicolo inquinante e ne compra uno nuovo. Ovviamente meno inquinante, questo nella logica comunque della difesa dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, del miglioramento della qualità dell'aria, che sono comunque temi su cui c'è grandissima sensibilità. E tra l'altro il fatto di poter, diciamo così, proporre un ulteriore passo sembra per noi positivo, perché la nostra politica è quella che abbiamo sempre ritenuto essere tale. Non era certo quella, facciamo tutto subito, ma noi siamo, come si può dire, un po' come le formichine, pezzettino per pezzettino, mettiamo in cascina tutto quello che abbiamo comunque promesso e per cui ci siamo spesi in campagna elettorale. Quindi questo sarebbe un ulteriore passaggio. È chiaro che noi lo chiediamo alla Giunta e chiederemo innanzitutto prima all'Aula, al Consiglio regionale, se è d'accordo su questa iniziativa, perché ovviamente una mozione poi deve essere votata dall'Aula. È uno stimolo, secondo me, anche per far sì che, insomma, si utilizzino dei mezzi che magari sono anche meno inquinanti, sono più rapidi, creano meno traffico. Quindi questo può essere, è un'idea sulla quale noi abbiamo basato questa decisione. Ricordo che il provvedimento vecchio, per chi non lo sapesse, cioè quello vecchio, quello che è già in auge, prevede la sostituzione di veicoli privati o commerciali diesel Euro 0, 1, 2, 3 e benzina Euro 0. Questo è quello che mi ha fatto la Giunta. Vogliamo un pezzettino di più. Avete già detto tutto voi sostanzialmente, voglio solo ricordare che quasi 8 milioni di euro, se pensiamo però che Roma ha tagliato per circa 300 milioni di euro già nell'esercizio 2013, il fatto di fare uno sforzo da 8 milioni di euro non mi sembra così debole come sforzo, no? Quindi il fatto di andare incontro appunto a categorie come i giovani che spesso non vengono considerati, forse perché chi usa il cinquantino non vota, tanto per dirla fuori dai denti, però ci sono anche tanti pensionati che hanno bisogno, magari anche fan comodo anche i 22 euro annui da non pagare, insomma. Quindi direi che questo è un provvedimento importante dal mio punto di vista e tanti piccoli rivoli che noi stiamo mettendo insieme formano un torrente, quello che ci porterà a far così distinguere la Regione Lombardia rispetto ad altre, andando incontro appunto ai nostri cittadini.